E fu così che la Lazio andò in Europa League. No, veramente, qualificazione migliore non potevo desiderare. Non potevo desiderare. Milinkovic-Savic al 96esimo allo Juventus Stadium, come cazzo si chiama, contro la Juventus. Grandioso, veramente grandioso. Godo tantissimo, godo tantissimo. Con Cuadrado che simula a 10 secondi dalla fine e ci regala palla. Meraviglia. Questa è una meraviglia. Questa è veramente una meraviglia. Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, bentornati. Sono Giovanni e oggi sono qui per godere dinanzi a voi, ok? Perché Juventus-Lazio finisce 2-2, grandissima rimonta dei biancocelesti contro una Juventus distrutta fisicamente, dato che comunque aveva giocato mercoledì una partita di 120 minuti contro l'Inter in finale di Coppa Italia. Però è un pareggio meritatissimo. È un pareggio meritatissimo perché la Lazio ha tenuto il pallino del gioco dal primo fino al 96esimo. Per tutta la partita è la Lazio che ha comandato il gioco. E quindi giustissimi due gol nel secondo tempo, giustissima la rete di Milinkovic che consegna la qualificazione in Europa League alla Lazio. E adesso contro il Verona questo weekend, per arrivare anche quinti, per arrivare sopra la Roma. Ragazzi, che c'è da dire? Tutto molto bello. Vi dico una cosa molto velocemente: qui in descrizione metterò il link per vedere il video che ho pubblicato sul canale di Chicalcio, in cui presento la seconda parte del contest per vincere il biglietto di Lazio-Verona. Quindi andate a vedere il video, primo link in descrizione, rispondete alla domanda che farò nel video, e se mi rispondete, i primi 10 di voi che mi risponderanno correttamente alla domanda tramite un messaggio Instagram a giovanni.stramacci71 parteciperanno al contest, parteciperanno all'estrazione che ci sarà molto probabilmente domani per vincere il biglietto di Lazio-Verona. Allora, andiamo piano piano. Mamma mia, quanto godo. Questa sera non me l'aspettavo, devo essere onesto, non me l'aspettavo. Così non me lo sarei mai aspettato. Grandissimo contropiede, io voglio proprio partire da quel contropiede, voglio partire dalla fine. Con Cuadrado che simula e piange tantissimo, e nessun giocatore della Juventus che va a protestare, perché lo conoscono tutti, Cuadrado, lo conoscono tutti quanti. Patrick si fa mezzo campo, dà la palla a Basic. Io avrei detto: Basic, scaricala lì sulla sinistra, non mi ricordo chi fosse quello lì a sinistra, Zaccagni, scaricala sulla sinistra. Invece no, Basic ha fatto tutto da solo, ha concluso al limite dell'area, raso terra all'angolino, grandissimo tiro secondo me, grandissimo tiro. Perin la respinge e arriva Milinkovic, puntuale, che la mette dentro da posizione non propriamente semplice, ecco, non era proprio semplice quella posizione lì per metterla dentro, e Milinkovic la tira proprio nell'unico spiraglio in cui poteva metterla. E grande giocatore veramente. E la Lazio che merita appunto questo pareggio, come vi dicevo prima. È stata una partita che la Lazio ha giocato molto bene. Io sono molto contento della partita che ha fatto la Lazio. Ripeto, considerando tutto quanto, considerando che comunque la Juventus non si sta giocando nulla, è quarta in classifica e lì rimarrà fino a fine campionato, considerando che comunque la Juventus veniva dai 120 minuti giocati in finale contro l'Inter, e quindi soprattutto nel secondo tempo era davvero tanto scarica fisica e anche mentalmente, considerando tutto quanto, la Lazio comunque è andata lì a giocarsela. È andata lì a giocarsela, i giocatori ci credevano fino alla fine. Ho visto un Sarri arrabbiatissimo durante il recupero, a 2 minuti alla fine, arrabbiatissimo. Si vede che la squadra ci teneva tanto a questo punto, ci teneva tanto a questa prestazione e a questo risultato che finalmente è arrivato. E ha segnato anche Padre, che per quello non credo che daranno il gol a lui. Credo che sia un autogol di Alessandro, perché il pallone comunque sarebbe uscito. E la Lazio che segna di nuovo sul calcio d'angolo. È incredibile, perché non sappiamo tirarli i calci d'angolo, eppure segniamo spesso. La Lazio è la seconda squadra che segna più gol
sui calci da fermo e io mi chiedo com'è possibile, perché veramente tra Luis Alberto e Cataldi non so chi li tira peggio. Anzi, Cataldi è anche bravino, alcune volte fa delle cose orribilanti, altre volte invece li tira alla perfezione e questo è quello che succede quando batti un calcio d'angolo bene. Cioè quando tiri bene, quando dosi bene il calcio, diciamo, no? E quando la metti proprio al centro dell'area di rigore. Quindi molto bravo anche Patrick, che ha fatto un'altra partita secondo me buona, forse un po' colpevole nel gol del 2-0 di Morata, perché lì veramente Morata era marcato da due giocatori, Patrick e Lazzari. Era a spalle alla porta e non so come sia possibile, è riuscito a tirare e a metterla sotto l'incrocio praticamente. Lì secondo me colpevoli sia Lazzari che Patrick, che Stracoscia che ci va con il destro. Io adesso non sono un portiere, ma perché Stracoscia lì si butta con il braccio destro per prendere un pallone indirizzato alla sua sinistra? Questa è una cosa che non ho capito, ma forse qualcuno che comunque ha giocato in porta a calcio potrà illuminarmi qui sotto nei commenti. Quindi ecco, forse Lazzari e Patrick responsabili in quella situazione, però tutti e due hanno giocato una buonissima partita, a mio avviso. Il fatto è che la Juventus l'ha impostata proprio così, tutti in difesa e poi ripartenza, e la Juventus ha superato l'area di rigore, ha superato, scusate, la metà campo 4 volte in tutta la partita. In tutti i 95 minuti la Juventus ha superato la metà campo 4 volte. E in occasione dei due gol, in occasione della mezza rovesciata di Ken nel secondo tempo e poi in occasione di quella simulazione di Cuadrado che ci ha regalato il gol del 2-2. Per il resto niente, la Juventus non ha mai superato la metà campo. Quindi complimenti alla Lazio per aver ottenuto questo punto nonostante l'assenza di Immobile, perché attenzione, se abbiamo detto quelle cose sulla Juventus e abbiamo dato quelle giustificazioni alla Juventus, bisogna anche però dire che la Lazio oggi giocava senza terminale offensivo contro una squadra ultra difensiva e quindi non era facile. Ci eravamo già passati all'andata con la partita finita 0-2 all'Olimpico, con i due gol sul rigore di Bonucci, senza terminale offensivo, senza Immobile. Oggi invece la Lazio se l'è cavata meglio e questo secondo me fa vedere, dimostra la crescita che ha avuto la squadra dal girone d'andata al girone di ritorno. Questo. Quindi veramente complimenti, ottima partita anche del centrocampo, molto bene Milinkovic. Felipe Anderson non ha fatto una partita malvagia oggi, l'ho visto comunque molto applicato. Cabral oggi ha giocato quei 50-55 minuti, non è un attaccante e si vede, quindi non la capisco la gestione di Cabral obiettivamente. E poi chi altro? Zaccagni ha fatto ammonire tutta la fascia destra della Juventus, nel secondo tempo ha fatto ammonire tutti quanti, ha fatto ammonire Cuadrado, ha fatto ammonire Ake, ha fatto ammonire tutti quanti e quindi buona anche la partita di Zaccagni. Ma la Lazio oggi ha giocato bene, rimangono i tanti problemi difensivi di giocatori che comunque rimangono calciatori mediocri per quanto mi riguarda. In difesa c'è anche l'errore di Marusic, secondo me, sul gol dell'1-0. Errore di Marusic nella marcatura su Vlahovic. Errore anche di Felipe Anderson, che lì lascia crossare Morata come se niente fosse. Quindi ecco, anche lì piccole responsabilità di Felipe Anderson e di Marusic. Per il resto bene così, davvero bene così, sono contento. Un grandissimo applauso anche ai tifosi della Lazio che hanno esaurito il settore ospiti e che hanno cantato tutta la partita. Cioè oggi, ad eccezione dei cori per Chiellini, oggi si sentivano solamente i laziali. Solamente quello spicchio di settore ospiti si sentiva, soltanto quello si sentiva. Quindi veramente grandiosi quelli della curva nord. E poi piccolo appunto, io oggi ho commentato la partita, ci ho messo 9 minuti, però la partita in realtà non l'abbiamo vista. Cioè noi abbiamo visto Chiellini che firmava le maglie, Dybala che firmava le maglie, Locatelli che firmava le maglie, abbiamo visto 3000 inquadrature dello stadio dall'alto, non abbiamo visto la partita. Oggi io non ho visto la partita. Se vi sembra una cosa normale questa, poi io ho visto su Sky, magari su DAZN era diverso, ma non credo. Credo che questa sia una cosa vergognosa, veramente vergognosa. Una partita che per la Juventus non contava nulla, è vero che c'era la festa per quello, la festa per quell'altro, ma per la Lazio contava tanto questa partita. Contava tanto, e io non ho fatto altro che vedere i giocatori della Juventus che facevano giro di campo.
Se vi sembra una cosa normale questa, beh io godo ancora di più, godo ancora di più. La Lazio è un Europa League e adesso vinciamo contro il Verona. Forza Lazio, sempre per sempre ragazzi, ciao.